tutti. Allora, oggi farò un video un po' diverso dai soliti tutorial. In realtà non si tratta assolutamente di un tutorial, ma di quello che viene definito unboxing, cioè un video in cui io scarterò in diretta dei pacchi che sto aspettando. Dopo la gravidanza finalmente posso rindossare il Lolita e quindi ho ordinato da diversi siti e da persone fisiche anche dei capi che mi serviranno appunto per assemblare, come vi dicevo precedentemente, l'outfit. Allora, il primo ordine è quello diciamo più importante, perché caratterizza i capi fondamentali per il coordinato, è l'ordine che ho fatto dal sito Fan Plus Friend. Nella descrizione poi inserirò anche i vari link dei negozi da cui mi sono servita. La serie è chiamata 10 o'clock Cinderella, che tuttora ho visto è comunque sold out sul sito. Allora, questo è il pacco che è arrivato in un tempo veramente record dalla DHL. Mi è stato spedito un po' in ritardo, devo dire, dal sito, perché io ho avuto la geniale idea di comprare questi due capi durante il Capodanno cinese, però erano instant shipping, cioè già pronti alla consegna, quindi nel momento in cui loro si sono riattivati mi è stato spedito tutto molto celermente. Vi dicevo, in tempi record, perché mi è arrivato in soli 3 giorni lavorativi, quindi chi ordina su internet sa bene che sono dei tempi molto molto ristretti e mi sono infatti molto stupita per questo. Allora, scarto il pacco, le mie forbici, ok, ce la faccio. Ecco qua, mi è arrivata questa busta con il loro logo, appunto, Fan Plus Friend, che su Instagram trovate sotto Neo Ludwig, poi vi linkerò anche questo. Dunque, l'abito che io ho preso è un abito aperto davanti, quindi in realtà era composto, dico era, perché purtroppo la gonna non l'ho trovata, poi da due parti, appunto l'abito e la gonna. Quindi ho dovuto cercare un'altra gonna che potesse star bene con l'abito che ho scelto. In realtà questa è una sottogonna, anche se non sembra. Ora cerco di farvela vedere, per quanto possa farvela vedere, con i bloomers, che sono, diciamo, parlando molto semplicemente, i pantaloncini incorporati. Però, data la stoffa e data anche la fattura, questo sottogonna secondo me si abbina perfettamente a quello che ho in mente. Tra l'altro, ecco, questo è il cartellino Neo Ludwig, appunto, come dicevo prima, che è il nome del proprietario, proprietaria, non so, del negozio. Allora, questa gonna tra l'altro era in super sconto, infatti l'ho pagata solo $25, ovviamente escludendo le spedizioni. Oh, andiamo a vedere l'abito. Ora cercherò di farvelo vedere tutto. Vi dicevo, la stampa principale è quella di un orologio. Ecco qua. Ecco la parte di sopra. Allora, questo abito non ha bisogno di una camicia, perché come potete vedere è abbastanza accollato, perché vi ricordo che uno dei principi basi del Lolita è quello di non avere la pelle scoperta. Comprato delle calze da una Lolita italiana che si chiama Vanessa, ciao Vanessa, che mi sono piaciute tantissimo, tra l'altro non sapevo nemmeno fossero di calze donne, quindi sono di ottima fattura. Ecco qua, questo qui è il pacco, però non vi faccio vedere ovviamente gli indirizzi, pacco semplice, mi ha spedito con una prioritaria che è arrivata subito. Ecco le calze, quindi sono delle calze, oddio, viste così sembrano bruttissime, enormi, ma vi assicuro che fanno la loro bellissima figura, nere con dei ricami dorati che appunto poi richiamano quella che è la stampa del vestito. Oh, l'altro pezzo forte che aspettavo da tempo è un paio di scarpe. Dopo aver fatto lunghe ricerche su tantissime marche inglesi, americane e così via dicendo,
ho trovato un paio di scarpe usate tenute benissimo. Io, piccola parentesi, tendo mai a non comprare mai delle scarpe usate, perché sinceramente non mi piace l'idea di usare delle scarpe che hanno la forma del piede di un'altra persona. Però queste erano state usate solo una volta, dalle foto si vedeva che erano quasi nuove in pratica, e non le ho pagate nemmeno tantissimo, tra l'altro dall'Inghilterra, quindi non ho avuto nemmeno il problema della dogana né dell'aspettare troppo tempo. Ecco qua il pacco, anche questo che qua c'è il suro mittente da eBay con Royal Mail, mi sono arrivate in circa una settimana, però mi sono state consegnate da GLS. Apriamo. Ok, quasi. Oh, che carino, guardate, non è imballate così. Qui ho anche trovato una caramella. Ora apro subito queste scarpe. Oh, eccole qua, sono bellissime. Sono, spero, comodissime, perché sono di una marca famosa inglese che si chiama Hush Puppies. Scusate per la mia pronuncia, spero di non aver sbagliato. Come potete vedere, sono praticamente nuovissime. Infatti il venditore ha detto che l'ha usata solo un paio di volte. C'è questo fiocco, la mia idea è quella di inserire una piccola rosa dorata, perché ho due rose dorate qui davanti, e anche in questo caso per ricreare un attimino, per riprendere quello che è appunto il tema della stampa. Allora, per concludere il video vorrei farvi vedere quello che utilizzerò per completare tutto il coordinato. Questo ovviamente non c'entra niente con il concetto iniziale, che era quello dell'unboxing. Iniziamo con gli accessori, come potete vedere è comunque nero con una rosa poi dorata che riprenderò anche, come vi ho già detto, nelle scarpe. Decorazioni anche queste dorate. Poi alle mani mi piacerebbe avere i guanti, vabbè, un paio di guanti pseudo pizzo, sono questi. E questi che sono tipo dei polsini. Evito di dirle in inglese perché la mia pronuncia penso sia alquanto pessima. Eccoli qua, li ho tolto dei polsini, ho tolto i fiocchi perché non mi sembrava il caso, quindi poi ricrea una sorta di effetto, diciamo, di conto lungo. E questo cappello, adesso cerco di spostare la fotocamera, la videocamera, per farvi vedere più o meno come dovrebbe andare. Ovviamente sono tutti elementi da sistemare e che, ripeto, poi vi farò vedere ad outfit completato. Ciao, grazie per l'attenzione, scusate se ho parlato troppo. Ciao.